Oh bella, sono Marco Feudale, sono un liutista, un chitarraio, sono ancora raffreddato perché è lo stesso giorno dell'altro video in cui rispondo ai commenti e oggi rispondiamo ad altri commenti perché è mattina, colgo l'occasione per fare 277.555,77 periodico video e... ma culo, vedi il karma e poi li monto tutti oggi così sto a posto per 2-3 settimane. Poi da settembre ricomincio a montare video per bene, c'ho un botto di roba che devo montare, un sacco di roba figa. Comunque, commenti. Allora, andiamo avanti perché si parla sempre della Harley Benton, sempre delle mie recensioni su Harley Benton. E allora, vediamo... Henry Poli ci dice: hai ragione, non conviene comprare una chitarra economica dopo dover spendere tutti questi soldi, tutti quei soldi per rettificare la tastiera. Sì, non conviene. Poi Tony invece ci dice: io ho preso il modello 2, che non so qual è, un tempo fa, testata personalmente, poi dall'aiutaio mi ha dato ragione perché non c'era un tasto fuori quadro. Non c'era? Dici? I tasti sono fatti di cera. Comunque si scherza, fatevi una risata. Per non parlare della comodità, almeno X-Me. Io leggo quello che avete scritto, manico scorrevolissimo. Un'altra l'ho provata prima di acquistarla da un amico. Ottimo muletto con suono davvero impressionante. La 3 non so. Non ne so, scusate. Vi dirò quando la provo personalmente. Allora, Tony, io ti dico una cosa. Io sono come al solito, quando uno mi dice questa è buona, la chitarra funziona, ok, buon per te. Io sono contento che la tua chitarra funzioni. Il problema è che non è detto che questo sia vero per tutti quanti, capito? Quello che io faccio con queste recensioni, col fatto che comunque sono completamente indipendenti, perché io non me le dà a Thomans queste cose, quella era la chitarra di un cliente che me l'ha portata a sistemare, io per quello ti dico, oh guarda, c'è questo problema, perché me l'ha portata a sistemare, io le faccio queste cose perché tu, come tanti altri, dovete essere informati del fatto che queste chitarre possono avere questi problemi. E se ce l'hanno, li devi rimandare indietro, perché apparentemente ci sono anche altri che funzionano. Questo ha a che vedere probabilmente con un controllo qualità non eccezionale da parte di Harley Benton, perché comunque su ste chitarre economiche, per fartele a sti prezzi, quelli là risparmiano sul controllo qualità, su alcuni materiali, su alcuni processi, magari controllano meno un processo più un altro, perché tanto sanno che comunque il cliente medio che prova questo tipo di chitarre non è che gli interessa una chitarra da professionisti. Io sono abbastanza puntiglioso su queste cose perché del lavoro costruisco e riparo le chitarre, quindi voglio che siano perfette. Pure con questo, no, il Next Mighty Plug, il problema è sempre quello, pessimo controllo qualità, perché un altro che ho provato di un iscritto funziona benissimo, e altri prodotti New X sono eccezionali. Per esempio ho provato da poco il Lamp Academy, che ho consigliato a un mio studente di chitarra, e in particolare, in descrizione ci stanno le lezioni di chitarra, mi puoi contattare. Sto organizzando un corso di chitarra con un'associazione culturale che si chiama La Compagnia dell'Anello. Su Instagram li trovate, La Compagnia degli Anelli. Su Instagram li trovate e potete contattarli e chiedere informazioni. Comunque, ho provato questo New X Amp Academy ed è una cosa spettacolare, eccezionale proprio. Quindi, io che te devo dire, alcuni gli vengono bene, alcuni gli vengono male. Andiamo avanti. Questo è uno dei video che ho registrato all'associazione culturale, stavo facendo una lezione di chitarra appunto, e come prima canzone io di solito insegno sempre Highway to Hell, infatti degli AC/DC. Infatti Luigi ci dice: come prima canzone ci sta, anche se io la prima canzone che suonai fu Warriors of the World dei Manowar. Oggi non so parlare, ma sai che ci sta in realtà, Luigi, come ti ho detto nel commento, e mi sa che la comincerò a fare pure io sta cosa. Comunque andiamo avanti. Allora andiamo avanti. Incubustatuta Mauro, eccola.
Allora, su un video tra l'altro parecchio vecchio, mi dice: grande Marco, ti seguo su Facebook e Instagram con piacere. Reputo che il tuo modo di spiegare ed aiutare con le approcciature agli usatori a base sia il massimo. Grazie. Sei il massimo per imparare, è comprensibile perfettamente, essendo semplice e chiaro, non pieno di supercazzole come tanti. Ma in realtà quello faccio io. Cerco di prendere degli argomenti molto complessi e poi magari uno può andare in complessità, là si fa, ma qua si fanno lezioni separate. Però per andare in sulla complessità si può, però perché non semplificare se si può fare? Ci sono molti che la fanno davvero complicata. No, perché devi fare questo? Ah, pian pezzo di carta vetrata e levica. Vai, di cattiveria, fai le pippe a sto manico. Cioè, mettila facile. Io so, è quello che cerco di, tra l'altro, di fare anche con gli studenti per la chitarra, per le ripetizioni private. Tra l'altro io ora sono anche in graduatoria per andare a insegnare al liceo. E sono dell'idea che uno deve cercare di non tanto rendere banali gli argomenti, ma renderli più comprensibili, più facili da poter, così, poter avere un approccio molto più piacevole, più semplice, più alla mano. Quindi se devo spiegare una cosa di biologia, magari non metto a fare, che ne so, no vabbè, parliamo adesso dell'anatomia dell'intestino tenue, perché l'intestino tenue ha oh regà, vediamo quando passa la merda, cioè capito, buttandola così, cioè fai una battutina all'inizio, inizi poi a parlare un pochino più nel dettaglio, cioè cerchi di mantenere l'attenzione alta, cerchi di mantenere l'audience un po' più, diciamo, qualcosa di più piacevole per lo spettatore, per lo studente, eccetera. Se no, veramente, se stiamo a fare due palle che non finisce, finiscono più. Andiamo avanti. Ah, concordo, come direbbe il ragioniere, il fluidro sono cagata pazzesca. PS, provo a sostituire le molle. Allora, e su qui ti dico, allora, sono rovinate le lame, come ti ho detto nel commento, ma ho provato a fare una cosa, avevo delle molle in più. Ok, delle molle in più per perché così c'ho un ponte tremolo che non dovevo più usare. E ho messo una quarta molla. E un minimo, ti devo dire che ho, non dico risolto, ma attenuato il problema. C'è sempre comunque un po' il problema che perde l'accordatura, ma in maniera leggermente minore. Comunque alla fine la tensione è la stessa, però evidentemente la quarta molla dà stabilità al ponte, gli dà una maggiore stabilità e lo mantiene più fermo. Non so dirti se questo è il motivo, dovrò fare un pochino di prove, però una quarta molla su quel ponte Floyd Rose ha attenuato di parecchio il problema che avevo. Il che non è una cosa malvagia, perché mi stava a dare un sacco di problemi. Così con una chitarra che io posso usare giù in laboratorio per fare le prove, tanto beh, ne ho tante altre giù in laboratorio. Ormai ce l'ho tipo 36-37 chitarre, non so più dove metterle. Ne entro più, detta semplice, non entro più. E niente, comunque questo. Andiamo avanti. Emanuele Valente ci dice: ma se non ti piacciono perché le recensisci? Mi ricorda tanto la volpe e l'uva. Sì, le views. Cioè, che te lo devo spiegare? È un argomento che piace, è un argomento che prende, è un argomento su cui poi commentate. Le visualizzazioni, banalmente le visualizzazioni, il traffico sul canale. Poi vabbè, ovviamente anche come ho detto varie volte, io recensisco queste chitarre per fare in modo che chi poi va a comprarla se mette in mano un qualcosa che sa quali ha, che problemi può avere. Capito? Quindi, ah, non riesco a fare questa cosa, vediamo se magari questa chitarra ha questo problema. Capito? Questo è il motivo per cui poi le faccio queste recensioni. La volpe e l'uva? No, alla fine io ho chitarre molto più costose, ho tantissime chitarre, capito? Non ho quella necessità di farmi mandare chitarre da Thomann. Io mo le contiamo, veramente, mo le contiamo, perché non so manco io quante ne ho. Vediamo, 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, poi giù c'ho 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35, mi sa. Potrei essermene scordato qualcuna, ma almeno 35 chitarre ho. Ma che cazzo me frega di farmi mandare le chitarre da Thomann? Cioè, capisci?
Sti cazzi. Comunque, andiamo avanti. Ah, c'è pure la chitarra MIDI, 36. E a proposito di chitarra MIDI, no, niente, ho flashato. Allora, su un'altra recensione dell'Harley Benton, una che ho sistemato per un cliente abituale, beh, alla fine dice user, alla fine è sempre una chitarra da quanto? 150 euro? Se poi la si vuole portare a livelli molto buoni, beh, allora si va a cercare il pelo nell'uovo. No, la porti a livelli migliori. Vabbè, buonanotte Ugo, quanto ti viene a costare parecchio, non più 150, ma ci voglio un bel po' di shield. Oddio santo, ma perché scrivete così? Allora, secondo me ha un senso, e lo faremo anche perché c'ho delle modifiche da fare sulla TE20, sulla mia Telecaster dell'Harley Benton. E detta proprio semplice, secondo me ci sta. Se la base è buona, quella lì in particolare c'è un manico da buttare. E quindi niente, là magari non aveva senso, ma in generale sì, ha senso. Poi allora, che cosa ci dice Gaspare Pellecchia ci dice il SD, non so che cos'è l'SD, che è l'SD? Al manico non mi piace per niente, proprio fango puro, ma dici il pick up? Boh vabbè, ma buttatela nel camino, a parte che di un cliente non posso. E poi no, a me i pick up piacevano parecchio, cioè secondo me ha scelto dei bei pick up per il suono che deve fare, poi deve fare punk. Cioè questo fa punk, cioè che deve, cioè, è chiaro che prende un pick up un po' più particolare, vabbè. Andando avanti, parlando a Joe Casa, ciao Joe, ci dice le Harley Benton sono meglio delle blasonate. Ma ogni volta che rileggo questa frase sgrammaticata mi sale una risata grassa, perché ho avuto i medesimi problemi, tastiera mobile compresa, vedi, con un simile Stingray opaco Harley Benton basso, stessa serie di strumenti di quella, insomma queste serie nere opache sono anche le più problematiche del brand a livello di isolamento elettrico, vero, ho notato la stessa cosa e altri piccoli dettagli, ma il mio basso aveva anche qualcosa di più, il Trustrod non teneva un cazzo, ma pure su un'altra che mi è capitato di sistemare, niente, ed è pure normale, dato scoprimo arrivava fino a metà manico e non fino alla fine. No, dai, davvero. Che. Ah, perché quelli hanno messo un 4,40 sul basso. Non ci volevamo credere, ma sul mio modello era così. Come osano, disse lui, dai, io non appena lo scoprì. Perché risparmiano, è là che risparmiano. Alla fine quel basso lo diedi via per 20 euro a un amico a cui interessava solo capire come poggiare le dita su un basso. Anzi, stavo insistendo per non farmelo pagare, dato che mi vergognavo anche solo di farci un euro da una merda del genere. Però non suonava male, soprattutto per la miseria che costava. Mi graffiava anche solo a guardarlo, ma si graffiava anche solo a guardarlo uguale, oh, pure quella. E poi è tutto il resto. Meglio ego su quelle fasce di prezzo, neanche a porre il paragone. Sono completamente d'accordo. D'accordo, Joe, perché le eco su quella fascia di prezzo ci fanno molto più attenzione. Ho avuto possibilità di parlare con diciamo dei tipi all'interno delle eco abbastanza in alto. E sì, loro ci fanno attenzione proprio a sta cosa dei tasti. Però la eco c'ha un altro problema. Hanno i tasti limati con un angolo troppo accentuato e quindi poi le corde tendono un pochino a uscire sul, in particolare la prima corda tende a uscire dalla tastiera in alcuni casi, ma a parte quello qua non c'è paragone, le eco sono molto molto meglio. Vediamo poi che altro dicevano. Anche la Yamaha Pacifica entry level nel Trustrod arriva a mezzo manico, esperienza personale, meglio l'Aria Pro 2. No, la Pacifica non sapevo di questa cosa. Vero, ma i modelli economici di Yamaha hanno ormai un Trustrod normale, per fortuna. Ah, forse, ok, i modelli più vecchi. No, infatti io non l'ho mai notata questa cosa. Per il resto confermo tranquillamente lo schifo. Allora, Roberto Narduzzi dice, so esattamente qual è il problema. Ok, spiegamelo tu. Ok, Marica Bruni, la mia Eco Telecaster sembra una custom shop in confronto. Porca puttana, sì. E pure Joe, infatti, ripete qui. Eco produce strumenti di altissima qualità, sì. Se presi per loro,
sia se presi per loro, sia se paragonati al prezzo. Sì, sì, Harley Benton, io ho avuto solo problemi, vabbè, forse perché io ho avuto problemi con le Harley Benton, che giustamente mi portano delle chitarre Harley Benton problematiche da sistemare. Però comunque io con Echo, avendone provate manco troppe in realtà, è giusto qualcuna al negozio di strumenti musicali qui vicino da casa mia, io l'ho trovate migliori. Magari quello che ti dico, suonano meglio le Harley Benton, cioè i pick-up mi piacciono più i suoni di quelli Harley Benton, di alcune chitarre, specialmente quelli attivi non sono male, ma per il resto è meglio la Echo. Perché, che io sappia, Varini, e ci ho potuto parlare appunto, Varini vuole fare in modo di avere una degli strumenti che siano delle buone basi per poi poter fare degli upgrade. Quindi tu puoi mettere anche dei pick-up più economici, e loro risparmiano lì, sui pick-up, battipenna, wiring, il capotasto di plastica, magari anche un pochino le meccaniche, il ponte, però fanno attenzione che le parti che tu non puoi facilmente sostituire, quindi i tasti, siano di buona qualità. Sui tasti Echo io non ci ho mai avuto problemi, ho fatto prendere da poco una Echo Aire di quelle degli anni, di un po' di anni fa, no? A un mio studente insieme appunto al mio ex Amp Academy. Ma la chitarra bellissima, cioè semplicemente fantastica, li metti là, prende e suoni. No, ho fatto giusto un'antichietta di setup, pi e va. I pick up suonano bene, i tasti sono perfettamente rettificati, guarda, uno strumento eccezionale, quindi di che stiamo parlando? Andiamo avanti. Ah, Guitar Corner, ciao. Da quello che descrivi sembra proprio il legno fresco del manico a causare problemi, infatti probabilmente è quello. Come hai giustamente fatto notare, sarebbe da sostituire direttamente il manico, sì. E Salvatore, ciao Salvatore. Piazzolla ci dice, hai ragione, ma quella fascia di prezzo devi paragonare Squire Bullet e Sonic Affinity. Allora, sì, capisco quello che dici e devi paragonarle a quelle più costose, però io non sono d'accordo, perché semplicemente io prendo la base della Squire da 120 euro, ci ottengo un prodotto migliore rispetto a quella dell'Harley Benton, te lo posso assicurare, non sono d'accordo con te da sto punto di vista. Io la confronto con le economiche, cioè con quello che io posso comprare e poi modificare, semplicemente. Come ho detto prima, la Echo non fa sti errori, ma almeno io non ho, a me non è capitato di trovarli. Sulla Echo io so che c'è una piattaforma solida su cui posso fare degli upgrade. Harley Benton no. Harley Benton è la chitarra da battaglia che tu porti al concerto come riserva nel caso di se rompa la tua. Fine. Allora, Luigi giustamente fa la battuta. Secondo me dovresti scollare la tastiera, cambiare il thrust, fare il radius sulla tastiera, rimettere i tasti più seri e rettificare di nuovo. Praticamente fai prima a cambiare, sì, si fa prima a cambiare il manico. Sì, sì, assolutamente. Questo manico al limite, quello che io gli ho detto, tu fai una cosa, lo compri, te lo faccio io a un prezzo più basso e quello tuo me lo tengo e me lo sistemo. Ah, qui c'è un bel robo dei commenti. Allora, GPZ ci dice, e questo è l'ultimo, poi chiudiamo. Non possiedo un Harley Benton, ma avevo provato ad acquistare una copia della PRS. Indovina perché l'ho rispedita indietro. Allora, i tasti rettificati con il culo. Allora, l'intero quarto tasto non suonava e la cosa più fastidiosa è che in un autogruppo ha una copia della PRS. Allora, scusa, una copia della PRS. Un noto gruppo Facebook di fan Harley Benton si faceva passare per una cosa quasi normale. Però devo essere onesto, il suono non era male, per il resto era fatta davvero bene. Forse un giorno ritenterò la fortuna, ma per il momento mi limito ad acquistare le corde Harley Benton, dato che sia quelle per chitarra classica che quelle elettrica hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo. Io non le ho trovate molto buone. Allora, Tony ci dice, stessa cosa con una Squire Classic Vibe 50, sostituita perché suona alla grande. Se ami il suono Fender tipo Knopf, sulla Benton 552 PAF, invece sono stato contento. Ancora non mi sono stancato, significa che va bene. Faccio riposare un po' la sorella maggiore proprio perché, proprio per i tasti l'ho ottenuta. Li adoro, jumbo belli grossi e tondi che scorrono da Dio. Buona musica a tutti, ok. Ma figurati, non dico sia una spazzatura, ci mancherebbe. Dicevo che a me è capitata una cosa, una chitarra con problemi simili a quelli descritti da Marco, fatti passare per normali, quasi dalla community Harley Benton.
Sì, ma il problema non è che poi Harley Benton siano pessime chitarre sempre. Il problema è il resto, è il contorno, perché quando ci sono i fanatici, e non parliamo di quelli che gli piacciono le chitarre, ma sono proprio fanatici, manco fosse una religione, e niente, queste chitarre sembra che sono la nuova venuta di Cristo. Come diceva quell'altro prima, no? Vedi, l'Harley Benton vi fa avere delle chitarre, cioè. Harley Benton non fa niente per te, cioè Harley Benton è un'azienda che cerca di riguadagnarci il più possibile. Secondo me, per come la vedo io, la cosa migliore è imparare a costruire le proprie chitarre. Perché con 200-300 euro mi faccio dei chitarroni enormi. Poi per esempio, vediamo una che ho qua al volo. Questa è una di quelle più vecchie che ho fatto. Stiamo a parlare di 10 euro di legni, 10 euro di pick up. Qua c'è un push pull, un interruttore, un po'. Diciamo 60-70 euro massimo di spesa totale su tutta questa chitarra. Ed è una chitarra di liuteria, se imparate a far bene delle chitarre. Quanto è scordata! Questa non la suono molto. Se imparate a fare bene le chitarre, non avrete bisogno più di comprarne una in tutta la vostra vita. Perché sì, tu mi puoi dire, vabbè, però ci limiti la corrente, il tempo. Sì, è vero. Ma stiamo comunque sotto i 200 euro per una chitarra di liuteria. Una chitarra che tu, se dovessi comprare, la pagheresti 3.000 euro, quindi non dico questa, ma in generale. Quindi onestamente, poi l'hai fatta tu, è un altro discorso. Onestamente io preferisco più fare una cosa del genere, si fa una chitarra che invece si compra. Io direi che questo video è stato abbastanza lungo, poi risponderò ad altri commenti perché... quanti cazzo ce ne sono? Troppe. È un botto che non risponde ai commenti perché sono stato stanco, regà, la dico proprio come cosa. Mi sono un po' lasciato andare, avevo troppo da studiare. Quindi, noi ci vediamo al prossimo video in cui probabilmente farò qualcosa. E bella, regà, alla prossima.